Siamo qui nella sede di Luminanzia di Via Roma 22 ad Anguillara e abbiamo il piacere, anche l'onore, per me piacere perché siamo ex compagni anche di università, il dottor Pasqualino Santoli, medico veterinario, ma soprattutto è il presidente dell'Istituto di Bioetica per la Veterinaria e l'Agroalimentare. Una struttura vecchia per certi aspetti, vecchia di età, di fondazione, ma anche nuova, una definizione diciamo complessa anche da poter rappresentare in pochi minuti, però chiederemo e chiederò al dottor Pasqualino Santoli, che chiamerò come ho sempre chiamato Pasqualino fin dai tempi dell'università. Ma Pasqualino, qual è la mission di questo istituto? Allora, la mission ce la stiamo dando un po' per volta, perché in effetti abbiamo scoperto che il nostro lavoro di più di 20 anni, via via è diventato utile, se non indispensabile, in una serie, di questioni che sono centrali per la nostra società, per le nostre produzioni, per i nostri consumi e in ultima analisi per la gestione dell'ambiente, perché se andiamo a vedere le produzioni sia animali che vegetali, quelli della pesca, coinvolgono buona parte della superficie terrestre. Quindi, quando andiamo a vedere cosa fare del cibo, in fondo stabiliamo anche, cosa fare del suolo, cosa fare della superficie terrestre. Questo per rimanere proprio nel vago molto ampio, delle attività che potrebbero essere e che in questo momento sono molto all'attenzione, dell'opinione pubblica. Poi, più nello specifico, o per quelli che possono essere i nostri interlocutori, nostra grande attenzione è al ruolo sociale dei produttori di cibo, alla filiera produttiva, considerando veramente le persone che ne fanno parte. Quindi professionisti di questa, ma ancora di più, gli investitori, i lavoratori di questi ambiti, e poi i lavoratori anche di ambiti che vengono dopo, come quelli della commercializzazione. Ed un altro che non è il lavoratore, ma è il consumatore, che alla fine finisce per essere il personaggio che ha più importanza in tutta questa operazione, perché la filiera, dobbiamo considerare, coinvolge anche lui, e che tutto ciò che ha a monte delle sue scelte è la vita, e l'ambiente sociale, in cui il cibo viene prodotto e che a volte è difficile, in cui si scontrano le realtà economicamente povere. E quindi l'attività dell'istituto è quella di mettere insieme il progresso scientifico e tecnologico, e insieme alle valenze etiche che però ci dovranno essere dalla realizzazione di questo progresso, di questa evoluzione, in una fase in cui è anche difficile stabilire quale potrà essere il progresso in senso lato, in senso umanistico. Quindi credo che avremo un bel lavoro da fare, in parte anche indefinito. La seconda domanda che ti voglio porre è questa. Certamente i nostri lettori, ma anche noi stessi, siamo incuriositi da capire da dove è partita questa idea, dove è nato questo percorso, per essere arrivati dopo, mi sembra di aver capito, 20 anni, circa 22. 22 fino a questo. Però prima di farti questa domanda, Pasqualino, ti voglio chiedere questo, in due parole, ma che significa etica? Che è una parola che utilizziamo spesso anche noi di Luminanzia. Allora, la parola etica ci riguarda fino a un certo punto, perché noi ci occupiamo di bioetica, cioè di un'etica applicata, non della indicazione di che cosa è giusto fare in generale. Anzi, diciamo che nell'ambito delle scelte etiche nel Novecento ci sono state anche delle applicazioni di queste scelte che hanno portato a delle formidabili dittature. La bioetica si chiede invece, nell'ambito dell'evoluzione delle conoscenze, delle tecnologie, appunto degli sviluppi tecnico-scientifici, che cosa è più giusto fare? Quindi è un'etica applicata a una necessità e lo vuole fare tutto ciò non dall'alto, dando indicazioni forti che debbano discendere sul territorio, ma condividendo tra coloro che sono gli stakeholders, i portatori di interessi, le persone che sono coinvolte nelle cose, le conoscono,
volte anche meglio di chi magari dall'alto poi deve rendere le managerialmente. E queste persone coinvolte possono fornire indicazioni, conoscenze. Il lavoro di un comitato bioetico e quindi del nostro istituto e quindi della bioetica in generale è quello di fare un lavoro prodromico, un lavoro che viene prima per il legislatore talvolta, per le filiere produttive se vogliono, dando indicazioni di tipo deontologico quando serve, codici di condotta, ma sulla base dell'aver ascoltato le parti. Coloro che in una reale democrazia sono coloro che investono il loro tempo, investono i loro soldi, sacrificano a volte anche la famiglia per scelte che potrebbero poi rivelarsi sbagliate. Bene, un lavoro di base di questo genere è autenticamente democratico e anche funzionale. Tu, dottor Pasqualino Santori, che sei cofondatore dell'istituto e presidente, in poche parole, perché è giusto che ci sia una completezza di informazioni, come è nato? Cioè, questa idea inizialmente, 22 anni fa, perché avete iniziato questo percorso complesso e 22 anni fa mi sembra anche estremamente visionario, considerando di quanto sta rapidamente evolvendo, diciamo, il rapporto tra la gente e le produzioni animali, la sua salute e tutto ciò che, diciamo, riguarda e regolamenta una società. In poche battute. Allora, 22 anni fa il problema nacque il Comitato Bioetico per la Veterinaria, adesso è stato sostituito dal Comitato Bioetico per la Veterinaria e l'Agroalimentare. Questo passaggio di nome è indicativo e adesso cercherò di spiegarlo. Nacque dall'esigenza di mettere insieme le questioni relative al benessere animale, ma anche qualcosa in più, magari i possibili interessi animali o addirittura per alcuni i diritti animali, con la pratica della professione veterinaria. Subito dopo ci accorgeremo che il problema non era solo un problema deontologico della veterinaria, ma era un problema sociale, il modo in cui venivano considerati gli animali nella società, cosa che spesso era ed è tuttora un po' superficiale nella considerazione generale, perché a fianco a grosse affermazioni d'amore poi spesso c'è un grandissimo disinteresse, e anzi superficialità direi più che disinteresse. C'è un interesse superficiale, anzi è probabilmente la cosa più precisa da dire. Allora, a questo punto, evolvendo, lavorando prima sul consenso informato, poi sulla eutanasia degli animali, poi sulla macellazione, siamo arrivati ad accorgerci in un documento in cui volevamo parlare proprio delle scelte etiche alimentari, che non si poteva parlare di produzione animale senza parlare di cibo in generale. E in questo ambito ci accorgiamo che non solo gli animali vanno tutelati nella produzione del cibo, ma va tutelato il mondo rurale, quello che dai millenni, in fondo dall'inizio della domesticazione degli animali e delle piante, dall'inizio del Neolitico, in effetti per andare molto indietro, per fare un dibattito di natura antropologica, diciamo, il mondo rurale è un mondo che va via via spopolandosi. Perché? Perché è più povero, perché è trattato meno bene, perché in qualche modo forse la città non lo considera. E al tempo stesso l'ambiente non viene considerato, perché per produrre a prezzi che sono ormai così bassi del cibo c'è bisogno a volte di trascurare anche un po' l'ambiente. E forse questo è veramente il momento storico per ritornare su queste questioni, perché se veramente vogliamo occuparci seriamente di ambiente, combattere l'inquinamento e tornare indietro anche su certi danni fatti, probabilmente dovremo cominciare a prendere in considerazione il cibo, i produttori di cibo, il nostro mangiare, insieme con la tutela del suolo, la tutela dei mari, che sono i luoghi dove viene prodotto il mangiare. E questo potrebbe essere veramente un fatto nuovo, in cui il mondo delle produzioni alimentari potrebbe dover acquisire un ruolo molto più significativo. Un'ultima domanda. Ma in pratica questo istituto cosa potrebbe dare di concreto alle filiere, diciamo, dell'agroalimentare, quindi alle filiere che gestiscono e approvvigionano il cibo per l'uomo? Allora, la concretezza delle cose che si potranno fare deve derivare da un dibattito serio sulle questioni.
perché molto spesso noi parliamo di soluzioni di problemi che non sono stati affrontati veramente, di problemi che sono solamente conosciuti poco. Quindi bisogna conoscere meglio le cose, sentire le parti. A questo punto si possono scoprire dei fenomeni interessanti, che le parti per certi versi sono molto meno lontane di quanto sembra, magari le filiere sarebbero più facilmente gestibili se si facessero lavori di questo genere, e a questo punto si possono definire codici di condotta, addirittura marchi di qualità, ma si possono fornire informazioni al legislatore prima di produrre legislazioni. Si possono fornire supporti documentali alla stampa, a coloro che informeranno l'opinione pubblica, perché spesso su questi temi l'informazione è veramente molto ristretta, addirittura certe volte sembra ideologica. Noi non possiamo pensare che sulle grandi scelte che riguardano il cibo, che riguardano l'ambiente, si possano fare scelte di parte, ideologiche, perché c'è una parte che la pensa in un modo, una parte che la pensa in un altro, una parte che difende una cosa, una parte che ne difende un'altra. Il dibattito scientifico, per poi realizzarsi tecnologicamente ed essere scelto dal consumatore come novità, come elemento poi da valorizzare, deve essere ben fatto. Deve essere fatto con le conoscenze di tutte le questioni in causa, con le migliori conoscenze scientifiche del momento, che sono poi sempre conoscenze che si evolvono, che saranno diverse, intermediate dalla valutazione etica, di un'etica applicata, non di un'etica teorica che discende dall'alto, di un'etica applicata che ci permette di condividere le scelte, con una modalità di questo genere è probabile che noi investiremo meglio le nostre energie, anche le nostre economie, e le parti potranno essere riconosciute e valorizzate. Beh, possiamo concludere qui, però diciamo una sorta di prima puntata, perché vi diamo appuntamento a voi lettori di Luminanzia, il nostro pubblico sostanzialmente, alla Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona, che ci sarà diciamo nell'ultima settimana grosso modo di ottobre, dove potrete consultare il programma diciamo nella nostra pagina specifica di Luminanzia. E in particolare verrà organizzato un workshop che in questo workshop l'attore sarà sempre il presidente Pasqualino Santori, dove ci confronteremo proprio nell'applicazione di questi principi, di questo modo di vedere le cose con gli allevatori, quindi col mondo produttivo. Quindi grazie e alla prossima occasione.